Ecco, in questa immagine vediamo la Pragina Paramita, il simbolo della Pragina Paramita, una ragazza di 16 anni che poggia su un disco di luna, questo qui, che a sua volta è poggiato su un fiore di loto. Il disco di luna rappresenta la vacuità, il fiore di loto rappresenta la purezza e anche il distacco dalle passioni e dalla ruota del samsara, la ruota della morte e delle rinascite, che sono anche la morte e la nascita continua dei pensieri, del flusso dei pensieri. Nella mano destra, nella sua mano destra, ha questo Vajira. Vajira significa sia fulmine che diamante. Sotto l'aspetto del fulmine rappresenta la potenza dell'insegnamento e sotto l'aspetto del diamante rappresenta l'indistruttibilità dell'insegnamento. Il Vajira rappresenta anche l'indistruttibilità della vacuità, che è la natura intima di tutte le cose. Nella mano sinistra, invece, questa ragazza, la Pragina Paramita, ha un libro. E il libro rappresentano proprio i sutra della Pragina Paramita. Dal sutra più lungo, che conta 100.000 versi, al più breve, che è appunto il sutra del cuore. E questi sutra insegnano la giusta visione della natura dei fenomeni. Questi sutra sono vuoti di esistenza inerente e sfuggono ai due estremi, quello del materialismo, che fa credere che le cose esistono esattamente così come le vediamo, e l'altro estremo è il nichilismo, che induce a credere che nulla esiste, ossia che la vacuità coincide con il nulla, con il non essere. E dunque il libro rappresenta i sutra che danno la chiara visione e ci tolgono da questi due estremi. Le mani della ragazza rappresentano una l'argomentazione e l'altra la meditazione, ed unite insieme rappresentano l'insegnamento del Dharma, congiunto alla meditazione assorbita nella vacuità. Poi ci sono dei gioielli, la collana, questa che rappresenta la generosità, ci sono i bracciali, questo e questo, che simboleggiano la moralità insieme alle cavigliere. Bracciali e cavigliere, la moralità. I due orecchini che simboleggiano la pazienza. Poi c'è il diadema qui, al centro della corona, che rappresenta lo sforzo entusiastico. L'ornamento del petto, che rappresenta la concentrazione. E a volte, come è unito anche un gioiello che rappresenta la saggezza. Dunque, sono tutte forme iconografiche a volte molto molto complesse, ma non c'è un elemento che sia estraneo a questa interpretazione. Bene amici, un caro saluto a tutti. Marco Cosmo.